Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di geometria di oggi andremo a vedere la lunghezza della circonferenza. Nel corso della lezione di oggi vedremo come calcolare la lunghezza di una circonferenza conoscendone il diametro oppure il raggio. Vedremo quello che si chiama il problema inverso, qui, ovvero come calcolare il diametro o il raggio di una circonferenza data la sua lunghezza e infine. Ma in realtà questo è un aspetto che affronteremo meglio in classe, vedere come risolvere problemi complessi legati alla lunghezza della circonferenza. Nel corso della scorsa lezione abbiamo riassunto un risultato molto importante, noto all'umanità sin dagli albori della civiltà, ovvero che se noi abbiamo una circonferenza e il suo diametro, il loro rapporto sarà sempre lo stesso, sarà una costante. A questa costante noi attribuiamo il nome di pi greco o pi in inglese e lo indicheremo con questa lettera. Ecco, lunghezza della circonferenza diviso diametro uguale a pi greco sarà la base delle formule che andremo a studiare e andremo ad applicare nel corso della lezione di oggi. E cominceremo con quello che viene definito il problema diretto, ovvero il problema in cui andiamo a trovare la lunghezza della circonferenza. Il primo caso è quello in cui noi conosciamo il diametro di questa circonferenza e vogliamo trovarne la lunghezza. La formula diretta, che chiaramente deriva dalla formula che avete visto nella pagina precedente, quindi conoscendo il diametro voglio trovare la circonferenza, la formula è circonferenza o lunghezza circonferenza uguale a diametro per pi greco. Ora, questa formula è abbastanza semplice, è importante però vedere come applicarla. E come vedete qui abbiamo un problema, è un problema molto semplice, un problema diretto. Il diametro di una circonferenza misura 15 centimetri. Calcola la lunghezza della circonferenza. Ora, io potrei risolvere questo problema molto velocemente, semplicemente scrivendo 15 per pi greco, ovvero 15 pi greco. Tuttavia, come già abbiamo iniziato a fare sin dalla prima media, ancora prima alle elementari, sapete che per risolvere i problemi di geometria bisogna seguire un procedimento, andare attraverso una serie di passaggi. Il primo passaggio, vorrei quasi dire il più importante, è disegnare la figura. In questo caso, quindi, ci armeremo di compasso e andremo a disegnare una circonferenza qualsiasi, stesse dimensioni di quelle scritte nel problema. Ora, dal momento che parliamo anche di diametro, ci converrà anche tracciare uno dei possibili diametri di questa circonferenza. Come vedete, ho anche indicato tre punti, quindi A e B, gli estremi del mio diametro, e con O il centro della mia circonferenza. Di nuovo, è fondamentale che queste figure siano fatte a matita utilizzando compasso e righello. A questo punto andiamo a vedere il nostro problema. Andiamo a vedere che informazioni ci dà. Le informazioni andranno a costituire i miei dati. Ora, in questo caso, i dati è solo una grandezza, ovvero che il diametro misura 15 centimetri. Ora, è molto importante fare il miglior uso possibile del linguaggio simbolico. Quindi non stare a scrivere diametro uguale 15 centimetri, ma, per esempio, utilizzando le lettere che ho messo nella mia figura, io scriverò che AB con lineetta sopra, che quindi significa la lunghezza del segmento AB uguale a 15 centimetri. In alternativa potete anche scrivere D piccolo, no, che sta per diametro, uguale a 15 centimetri. Poi andiamo a vedere cosa mi chiede il problema. Il problema mi chiede la lunghezza della circonferenza, quindi scriverò domanda C maiuscolo uguale punto di domanda. Il passo successivo è lo svolgimento, che chiaramente sarà in un unico passaggio. Tuttavia, io mi raccomando, prima di inserire i numeri, scrivete prima le lettere. Quindi vedete, io ho riscritto di nuovo la formula diretta che abbiamo visto nella pagina precedente, ovvero C uguale D per pi greco. A questo punto sostituisco al posto di D il numero e ho già il mio risultato, 15 pi greco centimetri. Ecco, prima di tutto, come si scrivono questi numeri? È buona norma scrivere prima le lettere e poi i numeri, scusatemi, prima i numeri e poi le lettere o le costanti, quindi 15 pi greco. Pi greco per 15 è la stessa cosa, però si preferisce scrivere prima il numero e poi il pi greco. E poi l'unità di misura fondamentale,
Se il problema parla di centimetri, vi chiede centimetri, mettete centimetri. Negli altri problemi useremo altre unità di misura. Ecco, questo il problema è già finito così. Anzi, salvo diversamente indicato, io vi chiederò di lasciare il risultato lettera, come si dice, lasciare pi greco indicato. Questo è un risultato, prima di tutto, più pulito, ma anche più semplice. Ricordo il pi greco è un numero irrazionale, infinitesimali. L'alternativa è di calcolare questo risultato usando il valore approssimativo di pi greco, ovvero 3,14, e se vado a fare 15 moltiplicato con 3,14, otterrò la richiesta magari di verificare che il mio risultato è corretto. Ora, non sempre nel problema diretto vi verrà dato il diametro, anzi, più delle volte, vedremo poi perché quando andremo a vedere il caso della lunghezza dell'arco o dell'area del cerchio, vi verrà fornito il raggio. Ora, dal momento che, e questo è proprio per definizione, il diametro è il doppio del raggio, possiamo riscrivere la formula diretta come circonferenza uguale a 2 per raggio per pi greco. Notate come il segno di moltiplicazione sia sottointeso, eh? Questa è una cosa che abbiamo già visto anche nel calcolo letterale, no? Nella parte di algebra. Quindi lo possiamo scrivere oppure, come viene spesso scritto sui libri di matematica, 2 per pi greco per r. E vediamo subito di applicare questa formula diretta. Di nuovo un problema: il raggio di una circonferenza misura 7 mm, attenzione all'unità di misura, calcola la lunghezza della circonferenza. Andiamo attraverso i vari passaggi. Figura, in questo caso vedete ho disegnato il raggio e non il diametro, ho indicato l'estremo A. I dati appunto sono il raggio, la misura del raggio. Di nuovo qui ho scritto AO, intendendo questo segmento, potevo tranquillamente anche scrivere R minuscolo uguale 7 mm. La domanda è la stessa dell'esercizio precedente, quindi quanto è lunga la circonferenza. E lo svolgimento avviene secondo le stesse modalità. Di nuovo ho messo prima le lettere, quindi 2 raggio pi greco. A questo punto, al posto del raggio, sostituisco il suo valore 7, quindi 2 per 7 per pi greco. In questo caso, per non confondersi, dal momento che è una moltiplicazione tra numeri, ho messo il segno di moltiplicazione, se no sarebbe sembrato 27 pi greco, no? 2 per 7 fa 14, il mio risultato con il pi greco indicato è 14 pi greco millimetri. Se invece vado a fare 14 per 3,14, il risultato sarà 43,96 mm. E di nuovo mi raccomando, provate a verificare che ho svolto correttamente i miei calcoli. Dal problema diretto passiamo al problema inverso. Nel problema inverso noi avremo come dato di partenza la lunghezza della circonferenza. Il problema mi chiederà o di trovare il diametro o di trovare il raggio. Ecco, trovare il diametro è estremamente semplice perché cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere la circonferenza e la dividiamo per pi greco. Possiamo scrivere C fratto pi greco. Quindi a formula inversa, conosco la circonferenza C, voglio trovare il diametro D, è D uguale C fratto o diviso pi greco. Ecco, qui le cose si fanno interessanti nel momento in cui andiamo a vedere i problemi. Leggiamolo insieme. Una circonferenza è lunga 13 pi greco metri. Calcola la lunghezza del suo diametro. Come procediamo? Facciamo la figura. Questa è la stessa figura del primo problema. Gli estremi del diametro e il centro. Scrivo i dati. Questa volta scriverò la lunghezza della circonferenza uguale a 13 pi greco metri. La domanda, ecco, vedete, in questo caso ho scelto di usare il simbolo di minuscolo, ma avrei potuto, come prima, scrivere AB, no? È assolutamente equivalente. Di uguale punto di domanda. Lo svolgimento, di nuovo scrivo prima la formula in lettere, quindi D uguale a C fratto pi greco. Ecco, cosa succede a questo punto? Io ho la mia circonferenza 13 pi greco fratto pi greco. E qui secondo me si vede l'utilità di lasciare il pi greco indicato, perché a questo punto io non devo fare questo numero diviso 3,14, ma semplicemente pi greco diviso pi greco, e voi sapete che un numero diviso per se stesso fa sempre 1, quindi noi possiamo praticamente cancellare questi due pi greco, vedete l'ho già fatto, no? Ci ho fatto una barra sopra. Cosa mi rimane? Mi rimane 13 a moltiplicare 1, perché pi greco diviso pi greco fa 1, e 13 per 1 fa 13, e
E quindi ecco già il nostro risultato. Sicuramente qui non c'è nemmeno bisogno di usare la calcolatrice. Concludiamo con l'ultimo caso di problema inverso, ovvero quello in cui il problema mi fornisca il raggio e devo trovare scusate, mi fornisca lunghezza e circonferenza e devo trovare il raggio. Di nuovo, dal momento che il diametro è il doppio del raggio, come farò a ricavare il raggio? Con la stessa formula che avevo visto prima, no? C diviso pi greco, però devo ulteriormente dividere per 2, altrimenti non ottengo il raggio. E in una forma più compatta posso scrivere che il raggio è uguale a circonferenza diviso 2 volte pi greco. Quindi andrò a fare 2 per pi greco e poi andrò a dividerlo, dividere c per questa grandezza. Ed ecco il nostro esempio, un ultimo esempio del problema inverso in cui bisogna trovare il raggio. Leggiamo insieme il problema. Una circonferenza è lunga 18,4 cm. Calcola la lunghezza del suo raggio. Ecco, qui è successa una cosa un po' diversa dai casi precedenti. Qui il pi greco non c'è. Quindi questa è una lunghezza e circonferenza senza il pi greco indicato. Qui il 3,14 è all'interno di questo numero. Allora dovremo procedere in maniera leggermente diversa rispetto all'ultimo problema che abbiamo visto. Figura. Dati, domanda, ora qui posso andare un pochino più velocemente perché penso abbiate capito la procedura. Andiamo a fare lo svolgimento, scrivo la formula in lettere. A questo punto però non posso limitarmi a lasciare il pi greco indicato, devo scriverlo come 3,14, eccolo qui. Questa è la mia circonferenza, 18,84 diviso 2 per 3,14. Ora, uno può procedere in varie maniere, può per esempio dividere prima questo numero per 2 e poi il risultato per 3,14, oppure moltiplicare questi due numeri, che è quello che ho fatto io qui. 2 per 3,14 fa 6,28 e a questo punto potete verificare anche voi che 18,84 diviso 6,28 fa 3. Il nostro risultato sarà 3 centimetri. In classe poi vedremo anche degli esempi un pochino più avanzati. Ma per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima volta da Mr. Boscherini.